archivio storico che è formato dalle serie della documentazione prodotta dall'ANPAS nazionale e in più abbiamo la raccolta storica invece prodotta dall'ANPAS toscana. Si è trattato di circa 1500 ore di lavoro. Il documento più antico grosso modo risale al dopoguerra, alla ricostituzione dell'ANPAS. Però abbiamo delle piccole collezioni storiche che non riguardano solo ANPAS ma anche le pubbliche assistenze che aderiscono, che invece partono dalla fine dell'Ottocento. Un lavoro che ha portato al riordinamento delle pratiche di archivio e ha generato sostanzialmente una struttura dalla quale possiamo oggi leggere la storia dell'istituzione più o meno dal dopoguerra fino ad oggi. E quindi anche l'evoluzione delle sue attività e le testimonianze viventi, perché si tratta di un archivio che parla, nel senso come tutti gli archivi sono testimonianze di persone, e qui pensiamo alla persona, un ruolo fondamentale proprio nell'etica dell'ente e nell'attività, perché la si esprime attraverso la volontà e l'attività del volontario. E la documentazione storica, che ha carattere storico, ad oggi occupa 50 metri lineari di scaffalatura per circa 2100 pratiche, per 25.000 documenti, quindi si parla di un mare che non aspetta altro che di essere interrogato, insomma. Il settore della protezione civile, quando c'è un evento calamitoso, no? Ti rendi conto però che se, diciamo, la persona che era addetta a tenere ciò che veniva prodotto, e poi possono essere l'autorizzazione di entrata e uscita nel campo, cioè delle cose che lì per lì ti sembra non dicano niente, non è vero niente, perché proprio tutto ciò che di quell'evento si è tramutato in una memoria, una testimonianza, un documento, dà la possibilità di poter raccontare quell'evento. Al momento stiamo riordinando tutti i documenti usciti dall'emergenza Aquila, li stiamo ordinando ora, sono 40 faldoni di documenti, di cui, fra l'altro, proprio perché diventi strumento reperibile, è ovvio che c'è, per esempio, nella situazione concreta una proliferazione, non so, di fotocopie che ti servivano a distribuire a tutti coloro che collaboravano o che erano in ANPAS. Ovviamente dal riordino c'è anche questo aspetto qui, perché laddove un archivio non è più archivio, nel senso che non è stato ordinato, diventa un accumulo di carte, e dall'accumulo di carte, che è una cosa diversa dall'archivio, non si trova niente. I campi sono stati poi smontati e tutto è tornato così, era un accumulo di documenti. Lo rendi il racconto di che cosa ha potuto fare ANPAS per quell'evento calamitoso. Ovviamente la parte più bella, meno diciamo vincolata del nostro lavoro, è stato quello di andare a leggere le carte. Per esempio, nella serie Obiezioni di coscienza abbiamo potuto leggere le lettere anche intime di coloro che hanno svolto un servizio e che hanno, magari si sono trovate bene, male, hanno avuto degli screzi, hanno espresso con il cuore e con la testa quello che pensavano. Si scrive proprio col cuore per far intendere quanto sia necessaria la predisposizione umana a risolvere i problemi. E quindi questo, a mio avviso, ha generato in noi una, come dire, una sorta di identificazione con quello che non è solo un'istituzione fatta di regole, ma è un vero e proprio laboratorio umano. Quando si affrontano disastri, situazioni ai limiti, insomma, e qui viene fuori altro. L'archivio rappresenta molto bene, se a un certo punto anche riordinato, proprio l'evoluzione. Oltre che testimoniare, noi forniamo uno strumento di conoscenza. Tutto questo è proprio perché
l'archivistica, così come un riordino di archivio, nasce dall'esigenza di custodire, conservare una memoria che, va bene, è fisicamente è l'archivio, ma è soprattutto la possibilità di reperire e costruire la propria storia, no? Quindi tramandarla.